Cosa è successo? Si è suicidata? Qualcuno gli ha fatto del male? E la cosa più importante, perché? La seconda autopsia, si parla di una frattura vertebrale, oltre ad alcune lesioni sul volto di Lilly, sulla lingua, sull'occhio, insomma, potrebbe essere stata picchiata e poi uccisa. È stata presa alla sprovvista, è un'aggressione violenta, voluta, che si conclude con omicidio volontario. Mia sorella è stata bastonata a porta, cosa che io già immaginavo, ma non a questi livelli. Noi come facciamo a sapere dove stava Sebastiano quella mattina? Sebastiano porta quelle immagini come una forma, no, di difesa, dice io stavo qua. Per fare questo giro qua io impiego circa 2 ore. Ma nessuno ha controllato se quei video sono stati in qualche modo tagliati, accorciati. Si sa che hanno trovato un'impronta parziale guantata. Non c'era niente, proprio pulito. Io non ho niente da nascondere. Aspettiamo. Dunque, Edoardo Lucarelli, buongiorno a Gabriella, buongiorno a Sergio, il fratello di Liliana e anche alla cugina di Liliana. Qui un sacco di documenti, un sacco di carte e soprattutto quel tabulato sulle celle telefoniche. Sergio, volevo partire proprio da quello. Allora, alle 12.47, ciao Sergio, Gabriella, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Gabriella, ieri avevamo parlato di questo orario, 12.47, da lì vorrei partire. 12.47 della mattina in cui scompare Liliana. 12.47, in teoria, la GoPro che porta Sebastiano parla di una zona dove in realtà non avrebbe agganciato la cella del telefonino di Sebastiano. Dove sarebbe stato, secondo il suo telefono, Sebastiano in quel momento, alle 12.47? Considerate che Liliana di fatto scompare intorno dopo le 8.50, dalle 9.13 alle 12 qualcosa il telefonino di Sebastiano è assolutamente spento, 3 ore spento, dopodiché Sebastiano racconta delle cose. Le cose che racconta Sebastiano però non corrisponderebbero all'aggancio delle celle telefoniche. Gabriella. Esatto. Sì, buongiorno Eleonora. Ieri quando abbiamo citato le 12.47, appunto, se, e non sembra, è perché queste sono le celle che agganciano alle 12.47 una cella di via San Primo che si trova a San Giovanni. Questa via è proprio vicino all'entrata del parco Exoc PP, dove poi verrà depositata Liliana nei primi giorni di gennaio. La sua localizzazione, che appunto da quella cella, lui si dovrebbe trovare con il giro che sta facendo con la GoPro a circa 4 km minimo di distanza. Quindi diciamo o sta di qua o sta di là. E questo logicamente lascia un momentino perplessi tutti quanti e, come è stato detto, questa storia della GoPro lascia, non lascia. Sembra che faccia buchi da tutte le parti, anche perché non è mai stata consegnata la GoPro con la schedina originale. Lì sono stati consegnati agli inquirenti innanzitutto 2 video di meno, e questi video poi sono stati anche rimaneggiati, tagliati, cuci. Io quello che voglio dire è che persino nel video del 12 dicembre, quando c'è quel video che Lilly saluta, ciao siamo a grado, ecco, il mio compagno che aveva visto che gliel'aveva mostrato Sebastiano è stato comunque tagliato perché manca un pezzo. Quindi allora il signor Sebastiano evidentemente, ma questo insomma risulta perché se l'ha fatto per il 12, dico io, forse non ha consegnato bene agli inquirenti
tutti i video, tutti gli spezzoni, perché qualcosa appunto non torna negli orari. E soprattutto quello che ci chiediamo, avendo lui affermato che ha acquistato la GoPro 9, ma risulta che avesse già avuto prima una GoPro 7, quindi poco cambia tra una 7 e una 9 la risoluzione, certamente si vede meglio e tutto quanto, ma lui dichiara di aver acquistato questa GoPro 9 i primi giorni di dicembre e fa onestamente strano che praticamente abbia fatto 450-460 video entro il 14, calcoliamo che insomma non è che di notte andava in bicicletta a fare video. E quello che io volevo dire per quanto riguarda la GoPro eccetera, non ho mai capito perché gli inquirenti, proprio così dico senza nessun particolare bisogno, non abbiano fotografato il computer della bicicletta di Sebastiano per vedere quanti chilometri avesse fatto quella giornata, perché le biciclette a pedalata assistita, lo so bene perché ne posseggo anch'io una, ecco, registra il chilometraggio della giornata e quanto hai fatto. Potevano fare già all'inizio una foto, si vedeva subito. Dopodiché quello che non capisco è perché gli inquirenti non hanno ritirato proprio l'originale della schedina. Ecco. Indagini imbarazzanti. Cioè, dopo 3 anni scopriamo che Liliana ha una vertebra fratturata. Dopo esatto, 3 anni. Delle lesioni sul viso. Allora, ritorniamo. No, ma la cosa gravissima è che ritorniamo a quella mattina, Edoardo Lucarelli, ciao. Ritornando a quella mattina, sì, praticamente ciao, ci sono delle cose che, parecchie cose che non tornano. Intanto, come mai? Di solito Sebastiano non chiudeva mai il telefonino, non rimaneva mai così tanto tempo senza il telefono. Lui dice che dentro quel deposito il telefonino non prendeva. Tu sei stato in quel deposito, Edoardo, e hai visto che invece la linea c'era. In più, l'altra cosa che non capiamo, e su questo ti volevo chiedere appunto gli orari, innanzitutto ci spiega, perché poi i tabulati li abbiamo visti anche noi, ci spiega sia Sergio che Gabriella che alle 12.47 il telefonino avrebbe agganciato da un'altra parte rispetto a quello che riporta la telecamera. A GoPro che lui ha fornito poi come sua difesa. Poi l'altra cosa che mi incuriosisce. Lui dice che il telefono non prendeva, ma lui, mi risulta, sia uscito da lì, almeno da quello che dice, alle 11.30 per prendere la bicicletta, ma allora il telefono là fuori prendeva. Edoardo? Allora, sulla ricostruzione degli orari, in particolar modo su quel buco cosiddetto di 3 ore, dalle 9.12 e qualche secondo fino alle 12.10, sono quasi 3 ore, effettivamente si è concentrata anche la consulenza di Sergio, del fratello di Liliana, perché questo buco sostanzialmente è molto 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 strano. Che cosa dice anzitutto la consulenza? La consulenza dice che in quelle 3 ore non viene registrata attività, né attività dati, quindi traffico internet sostanzialmente, né tantomeno attività telefonica, ovvero il telefono potrebbe essere spento sostanzialmente, questo è quello che si dice. Questa cosa viene rafforzata, io vi ho portato ieri, vi ho riportato la mia esperienza personale che vado a precisare, ricordo diciamo precisamente che non so se una telefonata o un messaggio lo stesso Sebastiano l'ha ricevuta mentre era lì con me quel giorno in cui andammo io e lui in quel laboratorio. Ma al di là di questo, la consulenza evidenzia anche un altro aspetto, che nel pomeriggio, quando Sebastiano va lì, il suo telefono ha attività e così tanti altri giorni. Quindi sembra strano che proprio in quella giornata, in quegli orari, non ci sia attività. Questo è il primo punto importante da sottolineare. E poi sugli orari che lui riporta, lui dice che sta un paio di ore, è chiaro che lo ribadiamo ancora una volta, lui ha sempre detto sulla ricostruzione precisa oraria io non posso essere proprio così fedele, però comunque dice che intorno alle 11.20-11.30 va via, noi sappiamo appunto che fino alle 12.10 il suo telefono praticamente è muto. Il primo video che viene registrato, quindi successivamente dalla sua GoPro, è delle 12.16. È delle 12 e 16, ok. 16. Allora, Sergio, secondo i tuoi tabulati,
Che cos'è che alla vostra consulenza, che poi questi sono tabulati, cioè sono effettivi, non è che è una consulenza vostra di parte, questi sono tabulati effettivi, ma secondo voi, della vostra famiglia, che cos'è che non torna nel racconto di Sebastiano? Allora, fermo lì, me lo racconti fra poco perché devo andare in pubblicità, noi continuiamo a parlare anche perché abbiamo tanto materiale da mandare in onda questa mattina. Volevo ricordare invece l'appuntamento di un caro amico, Stefano Buttafuoco, che inizia col suo Cacciatore dei Sogni alle 13 su Rai 3 il 13 ottobre. Guardate. 50 secondi, torniamo. Il Cacciatore dei Sogni è il programma dedicato all'unicità di tutte quelle persone che ce l'hanno fatta a realizzare i propri sogni e che sono riuscite a trasformare le loro debolezze e le loro fragilità in punti di forza. In ogni puntata racconteremo storie di straordinaria forza interiore, di determinazione e di coraggio. E lo faremo in compagnia di un nostro ospite particolarmente sensibile ai temi dell'inclusione. Cosa ti ha insegnato la tua disabilità? Che le difficoltà e i momenti bui sono quella che poi è la benzina per continuare a volersi migliorare. In momenti nostri di quotidianità dove tutto a volte ci sembra buio, ecco, pensiamo agli occhi, alla visione che hanno della vita queste persone. E veramente lì ti rendi conto della potenza e della forza della vita. Allora, fra pochissimo torneremo in onda su Giallo Liliana Resinovic insieme a Sergio. Sergio oggi deve dire delle cose su quei tabulati telefonici che hanno in mano. A fra pochissimo, 50 secondi, siamo qua. 50 secondi, anzi contate, no, 5, contiamo fino a 5, 4, 3, 2, vai. Come allora, ritorniamo in studio. Dunque, Sergio, dicevamo, i tabulati telefonici di Sebastiano. Cosa ha fatto Sebastiano quella mattina in cui è scomparsa Lilli? Sergio, cos'è che non vi torna? Vabbè, buongiorno. Di quella mattina non torna niente, perché appunto tutti i dati non sono stati controllati. Lui dice che va in magazzino, lascia la macchina. E dove ha lasciato la macchina, tra l'altro? Dopo, quando gli chiediamo dove è parcheggiato, non ricordo. Dopo però dice che al pomeriggio che va a ritirare la macchina. E come? Al mattino non ricorda, al pomeriggio ricorda dove è la macchina e che l'ha lasciata. Dice anche che c'è gente che vede che lui va sempre in magazzino e invece dove sono? Nessuno testimonia che lui è stato là quel giorno. Tra l'altro ce n'è una persona sola che disse che lui arriva di solito con la moto. La moto, tra l'altro, è stata, lo usava sempre, che io sappia, per andare in magazzino. Perché? Perché là proprio non aveva modo di parcheggiare l'auto, perché proprio non ci sono parcheggi. E il fatto, appunto, ci sono queste 3 ore di buco che lui non ha spiegato, dice che il magazzino non ha ricezione. Non è vero, non è vero niente. Io sono stato là parecchie volte e naturalmente alle volte sentivo malamente, però funzionava sempre il telefono, non è che non funzionasse. E tra l'altro, no, Edoardo, c'è anche... ad esempio, se un telefono magari può avere una linea, come dire, che è interrotta, no? Però ogni tanto aggancia, cioè sono 3 ore, lunghe ore che quel telefono risulta spento. È parecchio. Perché avrebbe dovuto raccontare una bugia a Sebastiano? Cioè, ogni tanto la cella aggancia, no? Se lui... il telefono è acceso, ma il telefono era chiaramente spento quella mattina. Lui ha detto anche, per amor di verità, così riportiamo anche quanto poi lui ha raccontato, certo, che spesso quando lavorava spegneva il telefono, ha raccontato anche questo, quindi dice è possibile perché quando lavoravo, quindi quando lavoravo i coltelli che mi venivano consegnati, io spegnevo il telefono. C'è un altro fatto molto importante che potrebbe aiutare, ma non c'è traccia.
quando un telefono viene chiamato ed è spento, sul tabulato potrebbe risultare, diciamo, l'SMS o comunque traccia di una telefonata che ha trovato un telefono spento. In realtà non sembra esserci, però di fatto lui ha raccontato questo, che qualche volta lo spegneva, comunque che prendeva poco. Insomma, questo è oggetto di questa consulenza che sarà molto importante, darà risposte davvero molto molto importanti. Direi assolutamente. E allora vediamo i movimenti di quel telefonino quella mattina e poi ci chiediamo come mai, perché poi qui c'è nero su bianco, che la famiglia ha chiesto, no? Sergio, voi avete chiesto di indagare nuovamente su alcuni elementi, no? Tra cui la GoPro, eccetera, eccetera. Però sono scaduti i termini qui? Certamente. Dimmi. No, abbiamo chiesto perché? Perché come appunto si evince da chi ha avuto maniera di leggere il fascicolo, ormai è alla merce di tutti proprio, chi legge appunto vede che non sono state fatte bene le indagini. Cioè è stato evidenziato parecchi momenti proprio della mattinata e di altre... avvenimenti succedutosi, però non hanno mai specificato il perché. E io qua auspico che adesso questa nuova procura, il nuovo procuratore, abbia appunto il desiderio di approfondire e di spiegare tutte queste lacune che purtroppo mancano dall'inizio. Chi purtroppo all'inizio non ha lavorato bene, abbia l'umiltà di ripartire nuovamente in maniera obiettiva ed onesta. Ma non ci sono delle